strudel, pere e cioccolato. Preparo l'impasto. 400 g di farina e mezza bustina di lievito. Un cucchiaino di sale. Olio di semi, 150 ml, infatti non userò il burro, e acqua, 150 ml. E poi impasto il tutto. Questa sfoglia viene molto leggera perché non ha burro e non ha zucchero. Lo zucchero sarà dato dalla dolcezza delle pere e del cioccolato. Una volta finito, l'impasto avrà questa consistenza. Chiudiamo con una pellicola e mettiamo in frigo. Nel frattempo prepariamo le pere, quindi le sbucciamo e le tagliamo a pezzettini. Più sarà matura la pera e più sarà dolce il tutto. Ecco qui. Poi aggiungo le gocce di cioccolato. In questo caso io preferisco cioccolato fondente. Tiro fuori l'impasto dal frigo e stendo. Una volta steso, lo metto su una carta forno. Poi prendo dei biscotti secchi, li sbriciolo, mi aiuto con il mattarello ed un sacchettino, e poi li vado ad adagiare sulla base dello strudel. Serviranno ad assorbire l'umidità data poi dalla frutta, dalle pere che si cuociono. Va benissimo anche usare le mele e fare la ricetta tradizionale, però questo trucchetto è ottimo. Aggiungo poi le pere ed il cioccolato nella parte, diciamo, centrale della sfoglia. Chiudo, quindi vado a formare lo strudel, aiutandomi poi anche con la carta forno, e sigillo la chiusura con i dentini della forchetta. Questo farà in modo che lo strudel poi non si apra. In forno, e questa è la cottura finale. A piacere un po' di zucchero a velo, è fragrante, buonissimo. La fettina si taglia perfettamente, può essere servito così o anche con un po' di panna di lato. Iscriviti se ti è piaciuto il video, così vedrai anche le mie prossime ricette. Grazie per la visione, ciao!